adesso che succede in Campania? De Luca si insedia, non si insedia? Il grande problema è che il PD ci ha consegnato questo guaio nero, pur sapendo che la legge Severino sarebbe stata applicata, e le responsabilità che governa. L'idea che il Partito Democratico porta avanti, con Renzi che ancora non interviene quando dovrebbe immediatamente intervenire per sospendere De Luca, e i dirigenti del PD che hanno lasciato candidare De Luca, riporta una fotografia della realtà di un Partito Democratico irresponsabile. Noi cittadini campani volevamo essere tranquilli dopo le elezioni, è un caos istituzionale che volutamente, pur di consegnare le poltrone ai soliti noti, il PD ha lasciato essere. Il PD è stato capace di votare una legge come la legge Severino e poi candidare uno come Vincenzo De Luca in opposizione a quella legge. Avevamo detto che la regione rischiava il caos istituzionale e siamo in quella situazione. Noi vogliamo portare un po' di serenità in questa regione facendo rispettare la legge, perché la legge in Campania non è che deve valere solo per le povere persone che ogni giorno devono rispettare gli agi usurai di Equitalia o devono pagare fino all'ultima tassa. Le leggi devono rispettare, le deve rispettare anche il PD, le deve rispettare anche Vincenzo De Luca. Quindi che succede tecnicamente secondo voi adesso, in cui c'è uno stallo? Tecnicamente ci sono molte interpretazioni, ma quello che dico, che diciamo noi, è che De Luca, nel momento in cui verrà proclamato, decadrà, non potrà formare la giunta, ed è inutile dire che si vuole delegare un vicepresidente dove poi dovrebbe firmare tutti gli atti, è una condizione questa per noi impossibile, ci sarà un caos istituzionale, e questo il governo che è responsabile della candidatura di De Luca dovrà essere responsabile anche della risoluzione di questa problematica per non lasciare la Campania in un voto istituzionale. Se poi vogliamo cominciare a dire che siccome è Vincenzo De Luca, siccome è il PD, la legge Severino non si deve rispettare, abbiano il coraggio di dirlo, però da giorno dopo allora noi non cominciamo più a pagare le tasse, non cominciamo più a rispettare le cartelle esattoriali di Equitalia. Al PD hanno appena arrestato 4 persone, 4 esponenti tra consiglieri comunali e assessori. Da quando Renzi è segretario del PD hanno arrestato e indagato 50 persone nel PD. Noi abbiamo 0 indagati, 0 condannati e loro e 0 arrestati, e loro attaccano noi, ma si facessero ricoverare. Orfini, Renzi, si facciano ricoverare, perché il Movimento 5 Stelle è l'unico argine all'illegalità in questo paese. Lei pensa quindi che anche con un vicepresidente poi gli atti potrebbero essere giudicati nulli se si va davanti al giudice? Sì, potrebbero essere giudicati nulli, ma soprattutto io non credo che De Luca, siccome la Severino è chiara su questa, che De Luca deve essere sospeso il prima possibile, non può poi formare la giunta, quindi secondo me la giunta, così come stanno le cose, non può essere proprio formata. Se poi il PD e Renzi vogliono cambiare la legge Severino in corsa e quindi fare la legge ad persona, ma come fa Berlusconi, e allora lo dicessero chiaramente, daremo battaglia in Parlamento come sempre. Noi siamo l'unico argine di legalità rispetto ad un PD che è passato dalla questione morale a mafia capitale, è passato dall'eredità di Berlinguer al peggior craxi della storia.